Italia ci sarebbero oltre 4 milioni di persone con disabilità, pari al 6,7% della popolazione, numero destinato ad aumentare nei prossimi anni. Una fetta inconsistente di italiani che spesso sembra ancora invisibile agli occhi della collettività. Un italiano su 4 affermerebbe che non gli è mai capitato di avere a che fare con persone disabili, forse perché la disabilità viene ancora fatta combaciare essenzialmente solo con una limitazione dei movimenti. Ma il concetto di disabilità va ben oltre, e tale limitazione rischia di immobilizzare davvero se si diventa invisibili. In scena al Teatro di Castiglion Fiorentino, i ragazzi della Casa di Pinocchio, comunità alloggio per i disabili della Val di Chiana, con la performance teatrale L'infinito, lenti spostamenti del cuore. Voleva solo far capire alle persone che ognuno ha i propri spazi, i propri tempi e anche ognuno ha proprio la propria lentezza, ma che nella propria lentezza si può trovare davvero la velocità della vita. Si tratta del terzo ed ultimo appuntamento del ciclo di incontri per festeggiare i 10 anni della struttura e del successivo progetto Viva, vita indipendente in Val di Chiana. La riflessione in questa occasione si è anche aperta al tema dell'alternanza scuola-lavoro. Riteniamo che i servizi alla persona siano un ambito molto interessante per i ragazzi, sia per chi fa un percorso di studi attinente al campo dei servizi alla persona, quindi al campo socioassistenziale piuttosto che educativo, ma anche in generale, ecco, per coloro che al termine, ecco, della scuola superiore in qualche modo possono anche compiere all'interno di questi percorsi con noi esperienze significative in senso di formazione al senso civico, di formazione come che può essere il campo della cura un luogo interessante anche per sperimentare la cura degli altri, l'attenzione agli altri e maturare, ecco, degli anticorpi contro l'indifferenza.